Bentornati ragazzi, bentornati a un nuovo episodio di Democracy 3, il nostro simulatore politico per eccellenza. Stiamo ora accingendoci ad entrare al nostro secondo mandato, secondo di tre possibili, se non ricordo male, erano tre. Ok, allora, iniziamo con una situazione ben diversa rispetto alla prima volta che iniziamo con l'Italia. Quindi abbiamo sempre comunque prodotto interno lordo molto basso, la sanità che si è risollevata moltissimo, anche l'educazione, la povertà che si sta abbassando, crimine quasi azzerato, disoccupazione portata a metà, e va bene. Il nostro credito, le agenzie di rating ci danno un C. Ok. Abbiamo il 62% per la rielezione. E abbiamo sempre problema con la Battenburg Group, quindi potremmo morire. Potremmo morire, ma vediamo. Allora, abbiamo un surplus di 1 miliardo e 8, un debito di 2.766 miliardi, ok? Quindi, come abbiamo fatto l'altra volta, dato che questo è il momento iniziale del nostro mandato, possiamo fare cose completamente, assolutamente impopolari. Cosa vuol dire? Si traduce tutto in una parola, ragazzi. Tasse. Ora, cosa possiamo fare? Mettere altre tasse così è inutile. L'idea è di andare a toccare quelle già presenti, che è la nostra amica, la flat income tax. Mi tocca aumentarla, e non di poco, portarla al 60%. Sì, è estremamente impopolare, ma mi serve. Più uno. Passiamo subito al turno. Scusate, una sveglia che suonano a caso. So che c'è un plot dei capitalisti. Oh, benissimo. Operazione miracolosa, quindi tutti che ci vogliono più bene, perché è stata fatta un'operazione medica che ha del miracoloso in Italia. Non abbiamo più un ritardo tecnologico, ma siamo portati alla pari. Non c'è più un problema di senza tetto. Molto bene. Abbiamo sempre C, abbiamo 60%, bla 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 bla. Ok. Abbiamo un surplus di 45 miliardi. Dovrei tenerlo così, nel senso che dovremmo andare adesso a fare cose che ci costano, ma nemmeno troppo. Dovremmo sicuramente migliorare qualcos'altro. Cosa c'è che non va ancora bene? L'obesità. L'obesità e l'unemployment, che secondo me è più importante l'unemployment. Vediamo, lasciando qua il maso, aspettando che il gioco decida. Madonna. Ok. Allora, vediamo. Unemployment base, military spending, royal building. Ok, dobbiamo andare a toccare queste cose. Scuole di stato. Aumentiamo. Ok. Railroad. Quindi le nostri treni. Aumentiamo anche qua. E assumiamo noi la gente. Semplicemente. No, non possiamo fare niente qua. Abbiamo già finito il nostro. Sì, perché qua quando sei in queste situazioni lo Stato dovrebbe incentivare l'economia andando ad assumere. Quello che dobbiamo fare noi, ci spenderemo un sacco, ma abbiamo la flat income tax che è lì apposta. Dobbiamo risolvere il crimine organizzato, sicuramente, siamo vicinissimi alla fine del trigger. Abbiamo 4 punti, potremmo aumentare il nostro intelligence service. Nel prossimo andiamo avanti, perché no, altro plot. Speed limits raise, o no, cioè raise, aumentiamo, cerchiamo di aumentare i limiti di velocità. Unemployment si sta diminuendo, infatti avete visto subito, abbiamo toccato e subito sta andando a modificarsi. Qua abbiamo 35 punti, io direi di pararci il culo, perché qua probabilmente ci ammazzeranno prima o poi. Quindi spy satellite e network, perfetto. Anche la polizia è già al massimo. I droni potrei mettere. La community policing, ok. Policing, scusatemi. Intanto il mio inglese va a farsi benedire ampiamente. Potremmo fare lo space program. Figo. Non adesso. Robotic research grants. Foreign Investor Tax Break. Ah, potremmo fare
di una legge per cui agevoliamo la tassazione per gli investitori stranieri. Perché no? Implement. Sì, ci costa 8 miliardi, magari non così tanto. Il GDP aumenta di brutto però. No, no, no. Lascialo 8 miliardi. Perfetto. Abbiamo 18 punti. Possiamo andare a toccare qualcosa qui? Sì. Dobbiamo investire noi sui nostri, sugli italiani. Sì, va bene, lo so. Oh, obesità finita. Perfetto, perfetto. Ban livestock import. Sì. Approviamo il ban per l'importazione di animali vivi. Assolutamente, non ce n'è bisogno. Ora abbiamo 31 punti. Sta scorrendo veloce questo episodio. Abbiamo comunque il brain drain, il black market, il problema con l'economia non competitiva. Crisi del debito. Questo influisce tantissimo sul GDP. Interessi li teniamo bassi. Il technology grant potremmo aumentare. La produttività aumenta il GDP di pochissimo, però. Ci sarà un'inerzia del 16. Cioè, questo numero qua è quanto tempo ci vorrà a entrare in inerzia il tutto. La technology grant, guardate. I membri insomma, della popolazione religiosa non è ancora entrato in pieno malus. Quindi ci sono cose che ci impiegano tempo, altre no. Abbiamo ancora l'asma epidemica. Waste collection. Possiamo aumentare anche la waste collection. Sì. Non lasciamo merda in giro per le nostre strade. Economy. Facciamo public service. Technology school, nuclear waste disposal, water conservation program. Perché no? Però potremmo anche lasciar perdere. Potremmo fare i droni. Che sicuramente ci pareranno i coglioni, assolutamente. Facciamo i droni. Costano, ma abbiamo un problema di plotting addosso che è enorme. Andiamo avanti. Lo so, lo so. Media backlash. Oh, il crimine organizzato in Italia è sparito. È utopia, ovviamente. Pensare che mafia, 'ndrangheta, camorra e Sacra Corona Unita, chi più ne ha più ne metta, scusate il casino che sto facendo, spariscano dall'Italia. Però questo è un gioco. E per quanto sia simulativo, alcune cose, vabbè, va da sé che non sono propriamente reali, però perché no pensare che potrebbe succedere? È in recessione l'economia globale. Io non riesco, devo diminuire assolutamente, o devo aumentare il GDP, non c'è cazzo da fare. Debito è sceso già di 100 miliardi, molto bene. Devo aumentare qualche tassa. Capital gain, ci guadagniamo poco. Questa qua, petrol tax, potremmo aumentarla. Sì, a 20. Non abbiamo capitale politico. Di 2 punti, merda. Corporation tax, no, la devo tenere bassa questa. L'income, ok. Ho 4 punti. Posso far ben poco. Sempre discorso di economia. Sussidi all'agricoltura. No, non posso fare praticamente più niente. Ah no, questo sì, però l'aumento al massimo. Sì, perché il GDP mi va ad aumentare così. Sì, lo so. Countryside Access Law. Leggiamola, questa non l'ho mai letta. Much of our countryside is still privately owned, which access to work on the land restricted by the landowners. There is a strong campaign to bring in law forcing landowners to make the land accessible to ramblers and workers to enjoy the countryside within certain guidelines. Ok, praticamente sta dicendo che nella nostra campagna,
nelle nostre campagne, quindi insomma non in città ma nelle periferie, ci sono ancora tantissimi territori che sono controllati privatamente, quindi hanno una proprietà, non sono del demanio, e quindi le persone che hanno questo territorio non impediscono agli altri di camminarci dentro, insomma. E quindi ci dicono che dovremmo mettere una legge o non farla. Private land is private land. This is the very basis of private ownership. Sì, se faccio questo, potrebbe anche migliorarmi fosse il discorso sociale, però i capitalisti sono già così tanto incazzati che la blocco la legge, non la faccio. Comunque, abbiamo aumentato le tasse, ma il 62% della gente ci rivoterebbe. Molto bene. Allora, abbiamo 32. 31 punti, aumentare produttività. Rural Development Grants, aumentiamolo. Questo l'ho già aumentato, sì. Consumer Rights, GDP diminuisce, quindi no. Lo lasciamo lì. Anzi, potrei portarlo al minimo. Potrei anche eliminarlo. Vabbè, non la posso cancellare. Clean Energy, qui non ci dà niente che ci interessa. Ok, questo sta entrando dentro nello schema. Abbiamo surplus di 65. Technology Grants. Al massimo ci viene a costare 4. Si raddoppia, va bene. Sì, grazie. Abbiamo 7 punti. Ok, land gun non ci interessa. Qua, discorso di law and order, siamo al top. Al top. Non ci sono più problemi razziali. Abbiamo solo un problema economico di asma epidemica, ma quella ce la dobbiamo ottenere perché se vado a toccare ancora il pollution control si dovrebbe diminuirlo in realtà. L'environment scende, capitolissimi migliore. L'environment scende di troppo. Il GDP è zero. Però se faccio così. No, ma non ha un impatto serio su tutto ciò. Quant'è che punti abbiamo? Abbiamo detto 7. No, questo sono gli income e tutto quanto. Pensate, spendiamo 79 miliardi solo di interessi. Mamma mia, che questa fetta qua. Come income? Sì, c'è ancora del tutorial in giro. Flat income tax e income tax. Ti viene da praticamente tutto da lì. Il debito sta scendendo, eh. Abbiamo il 12%. Brutto, brutto. L'income sta aumentando. Interessi, rate interest è rimasto fermo. L'economia globale si sta ammazzando proprio. Ok, no, io volevo vedere se potevamo fare qualcosa. International Refugee Camp Aid, no, welfare, no. Potrei fare questa. Robotic Research Grants bassa. Va bene. Ci aumenta la produttività. Sì. Ok. Ho avuto un attimo la paura che ci avessero ammazzato, invece non achievement. Healthy Minds Bodies, che sarebbe mens sana in corpo sano. Quindi abbiamo il nostro salute che è arrivato al massimo, qui ci dice che stiamo plottando molto bene. Ah, perché è finito anche il discorso dell'asma epidemica. Bene. Allora. Ok, qui siamo sempre fermi, C è 63%. Allora, l'unemployment sta diminuendo anche qua. Benissimo, messaggio dal ministro. Alice Ventura, ministro dell'industria, l'OIT è molto bassa. Mi è venuto persuadere di stay by taking steps to further please the core support, motorists and self-employing people. Vabbè, lasciamo la ripa adesso. Anzi, forse la rivochiamo che è meglio.
Ban di test nucleari. Svia that we retain the right to carry out limited testing. We live in a dangerous world and our nuclear deterrence is vital for our defenses. No, beh, giocando sarebbe bello dire di non bannare i test nucleari e fare dell'Italia un nuovo faro europeo del nucleare, ma il tempo è finito e noi sigliamo il trattato. Andiamo avanti. Andiamo avanti, facciamo. No, anzi, fermiamoci qua. Dai, fermiamoci qui, che siamo arrivati a un terzo del nostro mandato. Facciamo questo giro, facciamo 3 episodi per mandato, sempre se non moriamo prima. Situazione del debito a 2.500 miliardi. Siamo in surplus di 66. Abbiamo portato avanti delle leggi assolutamente anti-voto, eppure la popolarità è altissima. Abbiamo praticamente finito tutti i problemi che avevamo in tutti questi ambiti. Oddio, no, qua. Abbiamo ora solo un problema economico e di tasse, ovviamente, quindi si riflette un po' tutto. Abbiamo ancora questo che è sì, il debito della crisi. Economia non competitiva. Cause, sì, la corporation tax, ok, ma la produttività, che è quella che dobbiamo cercare di andare a migliorare. E sta aumentando, sta aumentando. Unemployment, brain drain, wages. C'è poco niente. Questo deve ancora entrare. Maternity leave. Noi potremmo toccare qualcosa in questo senso. Anche la paternità. Diminuiamo ancora la produttività. 3/4 are fake, 1/4 paid. Parents income, trade unionist. Facciamo che non è più pagata al massimo. Ne scende di quanto? Ma non ne vale la pena. Sinceramente non ne vale la pena. Vabbè, vediamo nel prossimo episodio come poter risollevare nuovamente, ulteriormente le sorti del nostro paese. Si potrebbe anche andare a agire qui con la military spending per andare a prendere altra gente, unemployment, e migliorare i rapporti con i patrioti. Noi abbiamo un well-trained, potremmo spostarlo a highly trained con una spesa considerevole, o anche overwhelming force, o addirittura ceremonial only. Direi di no. Direi che lo lasciamo così. E mi raccomando, se il video ti è piaciuto. Ops. Se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, un commento, iscriviti se non l'hai ancora fatto, fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie, se la volete vedere un pochino più spesso. E nulla ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!